Ciao a tutti e benvenuti al Pourparlers Stories. Il Pourparlers è una variante del mio talk show che trova differenza in una ripresa del momento all'aria aperta. Ed è Stories in quanto tutta la puntata sarà incentrata in un tema. Quest'oggi sono in compagnia di due miei parenti di nome Omero Tomassini. Prego. Ciao. Bene. Abramo Tomassini. Ciao. Figlio. Ciao caro. Allora, la puntata sarà incentrata sul vostro ruolo di produttori di pane. Sì. Posso dirlo così? Certo. Ok. Allora, iniziamo sapendo i vostri dati generali. Quando siete nati? Dove sì. vivete e cosa fate appunto nella vita? Da quanto lo fate? Allora io sono Mario Massini. Puoi parlare un pochino più forte a me. Il 21 febbraio del 1964 e abito qui a Foligno. Okay. Io sono Abramo Tomassini, sono nato il 22 maggio 88, abito a Spello momentaneamente e niente. E lavori in questo settore? Lavoro. Bene. Allora, tradizione del mestiere e qualità del prodotto sono le caratteristiche del forno Nocera Umbra della famiglia Tomassini. Com'è nato questo lavoro? È nato un po' per passione, un po' per necessità. Noi veniamo da una famiglia che è stata sempre a contatto con la farina. E iniziamo da mio nonno che faceva il mugnaio. Poi mio padre venditore di pasta e di farina e andando avanti con la vita abbiamo rilevato un panificio e da lì è nata la passione per il pane. Diciamo che ci abbiamo nel sangue un po' di farina. Da quanto tempo te fai questo lavoro? Io qua sono dal 2006. Otto anni fa. Hai finito le superiori? Non ho finito le superiori. Non ho finito le superiori. Ok. Hai studiato. Ho studiato. Comunque sia. Allora, quanto hai pane, secondo voi, una fondamentale dell'alimentazione? Beh, sulla piramide dell'alimentazione penso che sta ai primi posti. Anche se adesso con le famose diete cercano un po' di spodestarlo. Però diciamo che secondo me è insieme al latte è l'alimento principale dell'alimentazione. Sì. È anche un elemento diciamo primario appunto della realizzazione di, non so, definire piatto forse esagerato, però. No, però accompagna piatti, un buon pane accompagna dei buoni piatti. Certo. Perché Nocera Umbra? Nocera Umbra perché l'inizio della nostra attività è nata a Nocera Umbra, sotto i portici di San Filippo, sì. E da lì abbiamo dato il nome di Nocera Umbra. Certo. Poi le vicende ci hanno portato qui a Foligno perché c'erano degli spazi più consoni alla nostra attività, dove a Nocera non c'erano insomma niente. Però a Nocera ancora abbiamo un laboratorio, iniziale. È importante secondo voi che ci sia una qualcosa come tramandare gli spazi come Nocera Umbra che per un proprio lavoro in qualche modo? Secondo voi è importante che rimanga l'impronta iniziale? È importante sì perché è stata lì diciamo, l'idea iniziale, però più importante è mantenere il standard di qualità determinati dalla scelta delle materie prime e dalla buona lavorazione dei prodotti. È importante la ricerca di materiale appunto primo del tipo come questo magari? Importantissima scegliere le materie prime di qualità, capire la loro filiera, da dove vengono, in modo che quando si lavora con quelle materie prime uno già conosce come le deve trattare. Certo. La celiachia, è scomoda la produzione del pane in qualche modo? No, purtroppo è un problema che
cioè ci sarà stato sempre, penso, ma è stato scoprto ultimamente, più approfonditamente, però è un problema che esiste, ma non è che dà fastidio alla produzione del pane tradizionale. Quanto secondo voi è trattata l'alimentazione rispetto magari a periodi passati? E oggi com'è trattata l'alimentazione? No, quanto è trattata? Ah, quanto è trattata? È purtroppo tanto. E se non si fa una ricerca ben attenta delle materie prime, si può incorrere a dei prodotti un po' troppo trattati chimicamente. Noi su questo facciamo molta attenzione. Difatti sui nostri prodotti non usiamo additivi chimici, non usiamo niente. Però in questo bisogna scegliere una buona materia prima, la farina, e alla base di tutto quello. Perché si fa il pane molto bene anche senza additivi. Bisogna essere anche in qualche modo dei buon gustai. Sì, buon gustai, avete imparato un po' allenato alle cose buone, quello Certo. sì, che purtroppo in questi periodi si sta perdendo questo gusto. Purtroppo. Purtroppo, sì. Il mondo alimentare, comunque dicevamo rispetto a discorsi che facevamo, è veramente inquinato. Sì, la maggior parte sì, perché purtroppo adesso si va dietro al prezzo, cioè voler spendere poco pur di mangiare, però invece non è così. Bisognerebbe spendere un po' di più, non esageratamente di più, però cercare di trovare la qualità al costo giusto, e questo ci permette di salvaguardare anche la salute, che non è poco, insomma. Certo. L'ingordigia a tavola è un errore Pure questo. nell'alimentazione. Domandone, Sì, domandone. anche perché non sono un nutrizionista, non... Sì, potrebbe essere un errore. È troppo sta male Però il dappertutto, troppo via, sta male diciamo. dappertutto, certo. Secondo voi il cibo è davvero uno dei piaceri fondamentali della vita? È un piacere e anche una necessità. Sì. È Mangiar anche un modo bene. per... Mangiare bene, secondo me, fa stare anche bene. Modo anche per socializzare con altre persone. Bravo, stavo arrivando a Uno questo. dei momenti principi secondo me per socializzare con le persone, È un perché congiglia attimo. le persone e lega le persone. Mi piace in qualche modo il social vero. Social vero? Vero. Perché se quando sei a tavola È vero. certo. E non tramite E non le... Ah beh, tramite sicuro, tecnologie. certo. È fondamentale. Comunque sia, quando si mangia nella vita, tornando al discorso di qui, si sta sempre bene. Cioè, vado a mangiare o cazzo meglio. Certo, è necessità. Oltre che necessità, tante volte quando, almeno io parlo a livello personale, quando mangio, successivamente io sto meglio. Stai meglio, certo. Aiuto. Migliora, certo. Aiuto. Il corpo e lo spirito. Sono d'accordo. Vi piace, non so se lo fate comunque sia, personalizzare il pane? Certo, sì, è l'elemento principale nostro. È bene ricercare anche particolari. Certo, siamo sempre alla ricerca di particolari, di nuovi prodotti che possono stuzzicare l'interesse degli altri. Sì, Sì. vabbè, quella è la base principale, anche se non sempre ci si riesce, però ci proviamo. Quanto conta secondo voi la teoria rispetto alla pratica? È un po' triste, però diciamo lo studio rispetto al gusto dell'alimentazione. Secondo voi quanto è relativa la teoria rispetto al gusto? Beh, la teoria, diciamo che un buon progetto dovrebbe dare un buon prodotto finito. Dovrebbe. Alla base di tutto ci vuole un bello studio. Certo, sono d'accordo. Il cuoco
deve mantenere il segreto delle ricette? Una sorta di segreto ci vuole. È importante. Sì, insomma, il fatto che il cuoco rimanga sempre nelle sue, tra virgolette, del segreto di quello che ha cucinato. Come magari voi nella preparazione, sì, del pane avete una certa procedura che è un segreto. Che è un segreto professionale. Il consumatore deve essere al corrente di tutti gli ingredienti, ma la procedura, quello è un segreto di chi lo fa. Certo. E vi faccio una domanda adesso, onor di cronaca. Il segreto della, se lo sapete, della Coca-Cola è rimasto ancora. Io penso che sia rimasto ancora tale. Avete mai pensato se, diciamo, specializzarvi è sbagliato, spostarvi sulle bevande? Avete mai pensato a una cosa del genere? Finora non c'è mai balenata l'idea. Ok. Il forno, quanto è fondamentale per la cottura? Beh, è una parte importante del prodotto finito. Sì, forno soffice. È come la macchina per il pilota. Paragonabile, sì. Forno e... Beh, vedi, fare il pane è tutto un insieme di cose, dal lievito naturale che si mette fino alla cottura. Diciamo che tutta la macchina è tutto l'insieme, cioè il paragone è tutto l'insieme del forno è paragonabile alla macchina del pilota. Il forno in sé per sé è una componente della macchina. Certo.